dalla Twill con Elena Curtoni per parlare anche di questa stagione in cui la discesa ti è diventata amica, no? Sì, discesa mi è sempre piaciuto farla, però non sono mai stata molto brava. Quest'anno mi sono riscoperta un po' discesista e mi diverto ancora di più. Ma ti sei chiesta perché? Ho trovato un po' più feeling con le distanze, con gli spazi, con i curvoni lunghi e sicuramente anche il materiale mi è venuto un po' incontro, mi ha aiutata un po', avendo cambiato, faccio adesso il secondo anno con Ed, l'anno scorso un po' di adattamento, quest'anno inizio a giocarci un po' di più con i lunghi. Davvero un peccato quindi per Cramontana perché eri andata molto bene in prova. Adesso sulla 3 Franco Bertò come ti sei trovata? Cramontana è una pista tecnica, qui è ancora più tecnica, quindi si adatta alle mie caratteristiche e mi piace molto, quindi cercherò di fare bene come a Cramontana nelle prove. Ma se ti avessero detto inizio stagione che avresti fatto meglio in discesa rispetto a Super G? Beh, il Super G non è ancora finito, quindi vedremo. Forse l'ho presa un po' più leggera, Super G ho avuto un po' più di aspettative, per quello forse è iniziata un po' in salita. Inizio stagione non mi sentivo pronta nella disciplina e ho fatto un po' fatica di testa a trovare la concentrazione giusta in partenza, a sapere cosa devo fare. Super G è una disciplina difficile perché è un giro a tutta e quindi se sbagli quello hai sbagliato la gara. La discesa hai le prove, è un po' diverso. Senti, visto da fuori, sembri, non so, più serena, più matura, più tranquilla, è giusto o è un'impressione sbagliata? Ma sicuramente sono più matura, credo di aver acquisito un po' più di consapevolezza e sto meglio fisicamente, non ho più mal di schiena o perlomeno è un po' più gestibile la cosa, quindi quello aiuta e mi rende più serena. E anche la consapevolezza è bello, mi sento, so quello che devo fare, sono cresciuta, quindi è normale che sia così. Senti, qualche allenatore straniero, non ti farò il nome, dice che avresti tutto per essere al top, proprio in cima in quattro discipline. Forse manca solo un po' di convinzione. È corretta come analisi? Quarta disciplina qual è? Lo slalom. La combinata. Ok. In allenamento sono sempre lì, in discesa sono cresciuta quest'anno, quindi ho un po' di alti e bassi ancora, sono un po' artista anche in quello e purtroppo mi piacerebbe, cioè, vorrei lavorare un po' di più sulla costanza, vorrei essere un po' più costante perché anche in gigante quest'anno faccio delle super manche e delle gare veramente bruttissime. È frustrante, è difficile starci dietro e ci sto provando a tenere anche di testa, e credo di essere sulla strada giusta e continuerò su questa. Grazie mille. Grazie mille. Ciao.